Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Dopo circa 3-4 settimane ho levato il tutore, speriamo bene, dai. Diciamo che le cure più o meno funzionano, anche se sarebbe stato bello che mi dicessero cosa ho avuto. Comunque, si sa che la medicina a volte non è una scienza esatta. Speriamo bene, dai. Comunque, io odio le mezze misure. Ok? Le odio veramente tanto. Con questo non voglio dire che non amo le sfumature, però amo le sfumature quando una cosa è ben definita. Amo, diciamo, una sfumatura di nero o una sfumatura di bianco, una sfumatura di rosso, una sfumatura di giallo. Ok? Detto questo, però, alla frase odio le mezze misure, ci metto un bell'asterisco. Perché ci sono invece delle cose in cui le mezze misure le gradirei molto, decisamente molto. Una di queste è il traffico. Ok, lo so che è un mio pallino, lo so che sono ossessionato dal traffico, eccetera, eccetera, eccetera. Però è sempre peggio. Poi adesso che è Natale, con la pioggia, con la nebbia, è una cosa. Con le giornate più corte. Io ho sempre detto che. Ormai entrare, cioè andare per strada, entrare in guerra, è una roba incredibile. E da proprio lì che vorrei le mezze misure. Perché ci sono solo due categorie di persone, ok? O quelle che pensano di essere piloti di Formula 1, oppure quelle che sono lumache, perché va detta anche questa cosa. Ci sono anche quelle che veramente vanno troppo lente. Da un lato c'è chi pensa di essere una specie di pista di Formula 1 e deve assolutamente superarti, ok? Deve assolutamente superarti. Non gliene frega niente del resto. Li vedi perché ti si mettono a culo, si buttano a sinistra o a destra, dipende, e cercano proprio il primo spazio utile per superarti. Dopo magari te li ritrovi davanti al semaforo, perché ci sono sempre dei semafori. Nella vita ci sono sempre dei cazzo di semafori. Quindi hanno rischiato per niente, non arrivano prima di noi, che cerchiamo di andare il giusto, ma siamo pochi. E dopo c'è anche la cosa che non mettono frecce, non mettono, cioè non si usa più la freccia, cioè potrebbero fare tranquillamente le macchine senza frecce. Io vivo per uscire da casa, sono vicino a una rotonda, quindi ogni volta è una cosa incredibile perché evidentemente le persone che sono in rotonda, che non mettono la freccia, pensano che gli altri abbiano poteri tipo gli Avengers, che riescono ad entrare nella loro testa e a capire dove cazzo devono andare. Che ogni volta è una cosa incredibile, non la mette più nessuno, sta freccia. E invece dall'altro lato c'è chi va troppo lento. Cioè, proprio una roba incredibile. Su strada dove potresti anche un po' correre, i 30 all'ora. Dopo li superi perché a un certo punto non puoi star dietro a una macchina che fai 30 all'ora su una strada dove potresti correre. Butti l'occhio e vedi che sono al telefono. E sono tutti al telefono, fateci caso, sono al telefono. Ecco perché dico, una via di mezzo nel traffico, cioè il giusto, correre il giusto, sarebbe tutto più bello, tanto arriveremo tutti giusti. È provato che superare su strade che non siano autostrade non dà vantaggi. Tanto ti blocchi più avanti. Cosa arrivi? 2 secondi prima? 3 secondi prima? Cazzo, una roba incredibile. Sono come le persone che vogliono sempre parcheggiare davanti, ok? Al supermercato, in certi posti. Vedi, tutti che si accumulano davanti. Basterebbe fare 5 metri in più e parcheggi tutti liberi. Niente, tutti vogliono mettere davanti. E intasano le strade, intasano le corsie, perché aspettano che qualcuno se ne vada. Quando basterebbe parcheggiare un po' prima. Però sta cosa evidentemente è difficile da capire. Allora, cioè, non riesco veramente, perché se lo dico, le mezze misure. È un caso in cui andrebbero bene qua. Né troppo veloce, né troppo lento. Vai e metti le frecce, perché le frecce vanno messe. Fateci caso alle frecce. Quante persone mettono ste frecce? Fateci caso. Cioè non può essere che ogni volta che uno entra fuori, va fuori, sia una battaglia, una specie di guerra, con quello che ti sta a culo
che ti devi assolutamente superare, perché sennò cioè, non è contento, cioè il fuoco dentro proprio. Che poi sono tutti egoisti, cioè se ne fregano. Quando sei in traffico dovresti anche un minimo interessarti alle persone che hai davanti, alle persone che hai dietro, ma niente. O troppi che guardano il telefono, o troppi che evidentemente hanno voglia di fermarsi al prossimo semaforo. Ci saranno sempre dei cazzo di semafori. Non è un'autostrada. Ma l'egoismo proprio delle persone le vedi anche quando stavo andando a Padova l'altro giorno, una roba incredibile. A un certo punto girare a destra, quando la macchina che avevo davanti, pum, inchioda tutto su un colpo perché si è resa conto, no, che doveva entrare, voleva parcheggiare per entrare in un ristorante, no? Ma io dico, ma ti rendi conto che hai macchine dietro? Che se non ero veloce a schivarti, facevamo una specie di tamponamento a catena. E non gli stavo molto dietro, Però questo a un certo punto ha deciso, proprio subito dopo la curva, quindi proprio fatto la curva e mi sono trovato questo, pum! Roba da matti. Ripeto, un po' di vie di mezzo nel traffico, nel correre, le accetterei molto volentieri. Una delle poche eccezioni in cui mi andrebbero bene le vie di mezzo. E buonanotte.